Noi abbiamo fatto un progetto che si chiama Odissea, un racconto mediterraneo, che ha attraversato ormai da 3-4 anni in realtà l'Italia in lungo e in largo. Uno degli interpreti che ci ha regalato delle serate di grande emozione è stato Giuseppe Cederna. E ad un certo punto, in una delle tante serate, Giuseppe Cederna mi parla di un libro, Le lacrime degli eroi, pubblicato da Einaudi. Lo vado a prendere, lo leggo e si legge proprio come un romanzo. È un romanzo che parla dei greci, parla sicuramente in maniera molto attenta, precisa, ma non è affatto il romanzo di un grecista, non è un saggio sulle lacrime degli eroi. Lo percepisci leggendolo che è il romanzo di un ragazzo profondo conoscitore dei greci, della filosofia, ma al tempo stesso uno che con lo zaino in spalla e le scarpe da ginnastica ha attraversato le isole greche sulla sua pelle. Ti parla e senti il vento della Grecia. Mi ero fatto così l'identikit suo, nella mia testa, non conoscevo Matonucci. E avevo l'altra sensazione di averlo molto vicino. E io a Roma sto in un quartiere che si chiama Monti, e dico, secondo me è un ragazzo che sta qua. E un giorno gli ho mandato un sms su Facebook, credo, e lui mi ha risposto e ci siamo dati l'indirizzo. In realtà stavamo a pochi metri di distanza, ci siamo visti nel bar sotto e ho capito che quello che mi ero fatto come idea dalle pagine scritte corrispondeva a questo ragazzo per nulla accademico. Io ricordo che a parlare così dei greci io avevo incontrato soltanto Umberto Albini, che ne sapeva parlare rendendoli contemporanei. E allora abbiamo cercato di trovare uno spunto poi per lavorare insieme. La cosa che ci sorprendeva rispetto all'idea del coraggio è che gli eroi greci fossero quasi sempre in lacrime. La prima immagine che abbiamo di Odisseo è nel quinto canto dell'Odissea, con lui sull'isola di Calipso che piange. E allora abbiamo detto, si può parlare del coraggio, degli eroi e però anche delle lacrime degli eroi, quindi Matteo Nucci. Chi me lo aveva fatto conoscere era Giuseppe Cederna, che oltre ad essere attore, e ce lo ricordiamo tutti in maniera indimenticabile da Mediterraneo in avanti, attore di teatro, anche scrittore e anche viaggiatore con dei lunghi viaggi alle spalle che poi sono diventati anche libri. E allora abbiamo provato a intrecciare questo, l'antichità, la contemporaneità, l'idea di due giovani che avessero voglia di raccontarci anche i loro viaggi e questo coraggio. È venuto fuori il titolo, L'erotismo del coraggio, e suggerito da Matteo, piaciuto a Giuseppe, e su questo tema andiamo a partire. E quindi li invito sul palco e lascio a loro la palla. Matteo Nucci, Giuseppe Cederna. Grazie. Dopo questa presentazione io muoio. E invece con coraggio decidiamo di non morire, ma di partire con il primo dei nostri compagni di viaggio. È una notte fredda, persa, del 1944, primavera. Un ragazzo, poco più che maggiorenne, decide di fare la sua scelta e di andare in montagna a combattere con i partigiani. Oltre che essere un ragazzo, diventerà un grande scrittore e scriverà questo pezzo bellissimo sulla sua scelta qualche anno più tardi in Appunti partigiani. Il ragazzo si chiama Beppe Fenoglio. Tornaci. Se te la senti, tornaci, ma sappi che ogni volta che passeranno con camion e mitraglie e cani per quelle colline dove tu sarai, io mi sentirò morire. Ora vai. Abbraccio mia madre, non stretta, che non senta col petto la pistola che mi sforma una tasca. Scendo nel prestino, lo traverso. Alla porta il fornaio di Bellonovo mi mette la mano nella mano e in tasca un cotechino incartato. Gli sono grato che non mi parla di rifletterci bene. Pesto i piedi per aggiustarli negli scarponi e vado. È già buio, molto freddo. Non c'è luna, ma spunterà. Risalgo la provinciale Alba Acqui per un 200 metri, taglio in un prato in salita e sono sulla stradina di San Rocco. Lì stacco il mio bel passo da campagna.
Paiono viaggiare con me le colline alla mia destra che guardano la mia piccola città tenuta da loro. Ci vive la ragazza di cui sono, sarò sempre innamorato. Se ora almeno non fossi innamorato, o se piuttosto quella bellissima mi desse speranze. A non voler staccare gli occhi da quelle colline mi trovo con un piede sul vuoto del fossato, mi riporto in metà della strada con uno scossone. Ma all'amore si fa ripensare. Se mi ammazzano, posso sperare che lei senta qualcosa rompersi dentro e venga su per le colline a cercarmi tra amici e nemici, ululando come una lupa? Mi ritroverà a lungo, lunghissimo sopra la neve e mi bacerà tra sangue e gelo, come cammino forte. Sotto i miei passi rintrona la padanca di San Rocco. Il villaggio è a 800 metri, così piccolo che di giorno la sola chiesa lo nasconde tutta. Sia a destra che a sinistra le cascine sono molte sulle alture, ma non hanno lumi, non danno suono, come se in ognuna fosse capitata una disgrazia. I cani tacciano da tutti i pagliai. Arriva nel villaggio e trova un morto, il primo morto della sua vita, piccolino. Lo hanno ammazzato, domani lo seppelliranno. Vado. Appena fuori dall'abitato la strada sale. Beh, non è il primo che vedo, non sarà l'ultimo, eppure mi volto. Ma non c'è nulla che sporga dall'ombra al margine destro della piazzetta. Qui ne trovate fiori un poco belli, dico. L'oste alza una mano e la voce. Le ragazze della cascina gli faranno una corona stanotte. Ora la strada sale, in metà della vallata. Vento sì, ma ce la fa appena a spettinarmi. Non riesco a scorgere lassù dove il cielo si attacca alla collina. Queste cominciano ad essere le langhe del mio cuore, quelle che da Ceva, Santo Stefano Belba, tra il Tanaro e la Bormida, nascondono e nutrono 5.000 partigiani e gli offrono posti unici per battagliarci chi ne ha voglia. Vedo 4 lumi in seno alla collina, 3 stretti insieme a combinare un triangoletto e uno soltanto, distante 1.000-2.000 passi. Mi viene da chiamarlo la stella polare. Niente luna, vuol dire che non sono le sue notti queste. Salgo a gran passi, come se la strada fosse una scala con gradini spropositati, e tamburello il calcio della mia pistola. Pensare che se la tieni in tasca e la porti così a spasso e fai gli incontri che intendo io e ti manca la forza di adoperarla, per l'avere sul corpo quell'aggeggio, loro ti fanno legalmente la pelle. Battaglia! L'avessi solo pensato, ma l'ho urlato alla pazza e quei 3 lumi si sono spenti di colpo, come se io ci avessi soffiato su con quell'urlata, e alla mia sinistra su un cane si mette a latrare che gli salterà qualche vene. Da ogni parte gli rispondono a bacchette i selvaggi, incorruttibili cani delle colline. Mi prende un'allegria feroce, voglio fare la mia parte in questo concerto e scatto a cantare. Là sulle langhe c'è una baracca, c'è vino e grappa, c'è vino e grappa. Sono in cima alla prima collina, sfiatato dall'erte, dal cantare. E poi va avanti, trova una cascina, viene assalito da un cane. Il cane è attaccato a una catena e lui si spaventa, il cane impazzisce, ma la porta della stalla si socchiude come da sé e il personaggio dice: sono Amilcare, sono il figlio di Amilcare, sono Beppe, questa è Cascina Cervasco. La fessura si slarga e vi si sporge un quarto d'uomo a dire: beh, se voi siete figlio di Amilcare, questa è Cascina Cervasco. E poi: cuccia Paris, per Dio, cuccia! Entro nella stalla che trasuda con 2 buoi voltati a vedermi arrivare. 5 minuti dopo, incassato nella greppia, con tirata su fin sugli occhi una puzzolente coperta da cavallo, dormo al soffio dei buoi, senza paure né sogni. Ecco, questo è un ragazzo che sceglie, che cammina. Nella notte si fa coraggio, urla anche se non dovrebbe urlare, i lumi si spengono, ma ha fatto la sua scelta. Che tipo di coraggio è questo? Perché di coraggio si tratta. Ce n'è però parecchio, direi, qui di coraggio. È magnifico questo brano di Fenoglio, che secondo me è uno degli scrittori poi più grandi del nostro Novecento, ma è magnifico perché c'è tutto quello che c'è già come discussione sul coraggio nella Grecia del V secolo, no? Innanzitutto c'è il coraggio della scelta.
se voi pensate alle tragedie greche, tutti voi avrete letto qualche tragedia greca, ma insomma la tragedia greca funziona in una maniera molto semplice, sono tutte diverse, ma insomma la tragedia funziona sul fatto che qualunque strada si prenda, qualunque scelta si faccia, si va incontro al dolore, non si scampa, insomma. Qualunque cosa si scelga si va male, insomma, si va incontro alla sofferenza, al dolore. Però bisogna scegliere, bisogna avere il coraggio di scegliere. Chi non sceglie è perduto. Bisogna scegliere perché solo scegliendo e prendendo quella strada, che è una strada di dolore, sicuramente di sofferenza, poi si può crescere, si può imparare. Per i greci antichi solo chi soffre conosce, no? La conoscenza passa soltanto attraverso la sofferenza, e quindi bisogna andare avanti, al bivio, di fronte al bivio che è la crisi, no? La crisi è il bivio, è la necessità di decidere, di scegliere. Di fronte a quel bivio bisogna prendere una strada. Si andrà incontro alle sofferenze, ma bisogna farla, bisogna avere il coraggio di andare avanti. Questa è la grandezza di tutti gli eroi della tragedia greca. Il punto però che secondo me racconta un po' questo brano è che bisogna anche capire cos'è questo coraggio, no? In che consiste questo coraggio. Ora la Locandina prende un brano famoso, no? di Manzoni, il coraggio uno non se lo può dare, no? Quando uno pensa che il coraggio uno non se lo può dare, è implicita una concezione del coraggio come istinto, no? Il coraggio è ciò che è più lontano dalla ragione, dal ragionamento. Io, se ce l'ho, sono nato, ho l'attitudine a essere coraggioso, sono coraggioso. In realtà proprio su questa cosa qui si dividevano i greci nel periodo dei tragici, nel V secolo, che si dividevano soprattutto in Tucidide, no? Questo storico che scrive queste bellissime storie del Peloponneso, no? Che sono le guerre del Peloponneso, sono le guerre fra Atene e Sparta, no? Lì si dividono i greci sul pensiero che cos'è. Il coraggio è istinto, è audacia, irriflessa, senza riflessione, no? Quella che è più sostanzialmente la virtù degli spartani, che sono abilissimi nella guerra, si lanciano in guerra, vincono o perdono, ma comunque con grandissimo coraggio. Oppure il coraggio è qualcosa che si impara, su cui si studia, quello tipico degli ateniesi, no? È un'arte, cioè bisogna, io conosco quello che faccio, sono così esperto nella tecnica che allora posso essere coraggioso, anche se magari non ho l'istinto naturale ad avere questo coraggio. Su questo dilemma si inserisce quello che per me è sempre, insomma, non per me ma per moltissimi, insomma, è il più grande pensatore di tutti i tempi, che è Platone. Platone ragiona proprio su questi molti dialoghi complicatissimi, i cosiddetti dialoghi giovanili che avremo studiato a scuola, lì, che cos'è la virtù, ecco questo Socrate che scoccia tutti e fa 2 milioni di domande, non ci si capisce mai niente. Beh, poi a un certo punto però Platone lascia perdere questo Socrate che dice sì, la virtù deve essere sapienza, deve essere conoscenza, e tira fuori una teoria formidabile, che io credo formidabile, e che è quella che un po' spiega questo titolo. Voi sicuramente vi ricordate come è fatta l'anima per Platone, no? L'anima per Platone a un certo punto nella Repubblica è divisa in 3 parti. Tutti quanti noi, secondo Platone, abbiamo la nostra anima è divisa in 3 parti. In una parte bassa, che è quella appetitiva, desiderativa, che è quella dei desideri fisici, sessuali, della tavola, del piacere. Una parte qui, nei polmoni, che sta in mezzo, che è quella, diciamo, cosiddetta dell'animoso, dell'irascibile, no? Quella del coraggio, dell'orgoglio, della nobiltà, della gloria. E poi c'è la parte razionale, la parte più alta. Ora tutti quanti raccontano bene, Platone interessa solo la parte razionale, non è vero. Se noi leggiamo bene Platone vediamo che a Platone interessa tutta l'anima, e Platone ci dice appunto che perché tutta l'anima sia forte deve essere assolutamente unita, e per essere unita deve essere percorsa interamente da questo flusso che è Eros, che la percorre dalle parti più basse alle parti più alte. Quando Eros unisce tutta l'anima, che fa?
passa fondamentalmente nella maniera migliore in questa parte qua, questa che è il raccordo. Se si ferma nelle parti desiderative, uno cerca solo i piaceri. Se si ferma solo nella parte razionale, uno sta lì solo a studiare. Ma uno è un uomo, un essere umano, è tutto insieme, come quest'uomo che abbiamo appena visto camminare, andare incontro alla sua scelta. Quest'uomo è tutto intero, è un'anima che è piena di un eros, di un amore, di una passione che lo spinge a una scelta, e che è quella passione che passa fortissimamente attraverso le parti qui, le parti del coraggio, le parti dell'animosità. Questo è l'erotismo, forse, no? L'erotismo del coraggio. Un coraggio che è sia istinto, sia attitudine, sia emozione, sì certo, ma è un'emozione che poi diventa ragione. Questo credo che sia poi già sia la grande riflessione dei greci del V secolo, ma che è veramente in nuce in tutto questo brano. Di un uomo che fa la sua scelta, ha il coraggio di prendere la sua decisione, ed è un uomo che è tutto. Non è solo corpo, non è solo mente, è tutto insieme. È un uomo che conosce le sue emozioni e che le dà spazio a quelle emozioni, e per questo va incontro appunto alla sua decisione. Con grande coraggio. Ma quindi in qualche modo il coraggio di cui tu parli è anche affrontando la sofferenza, affrontando i propri limiti, e anche accettare la propria umanità, la propria fallibilità umana. Certo, questa è la grandezza poi sicuramente degli eroi, no? Degli eroi dell'antichità. Noi siamo portati a pensare agli eroi come uomini infallibili, che è completamente sbagliato. Gli eroi sono eroi in quanto falliscono, in quanto sbagliano, in quanto riconoscono la loro capacità di sbagliare, riconoscono la loro umanità. E su questo Platone ragiona. Platone è un grandissimo lettore di tragedie, un grandissimo lettore di Omero, conosce Omero a memoria, e Platone racconta questo. E allora, seguendo questo discorso, parlando oggi con Matteo, riflettendo sul coraggio, poi arriveremo. Io non ho conosciuto tanti coraggi in vita mia, forse qualcheduno anche, però poi arriveremo anche alla paura. Ma prima della paura c'è appunto il coraggio dell'umanità che noi abbiamo, cioè di accettare anche la nostra umanità. E allora mi è venuto da pensare ad alcune storie che ho incontrato, che chiamerei il coraggio degli indifesi, e cioè di persone che fanno qualcosa che li rende fragili, deboli, ma attraverso quella fragilità, quella debolezza, si avvicinano a noi e noi li sentiamo grandi in qualche modo, anche se sono come noi, ma quella cosa. E uno di questi, per esempio, è Werner Herzog. Werner Herzog fa una cosa che molti fanno una volta o qualche volta nella vita, fa un piccolo sacrificio, un voto, un pellegrinaggio, fatto da lui che insomma, per noi Werner Herzog, insomma, è il grande regista, è un po' folle, è uno tostissimo, sappiamo le leggende, tra lui e Kinski si rischia, durante il film Aghir Furo di Dio, hanno rischiato di ammazzarsi a vicenda, due forte persone. Beh, Werner Herzog ha scritto un libro, e la storia che vi racconto invece me l'avvicina molto di più come persona umana. Cioè lui negli anni 70, esattamente nel 74, vive a Monaco e viene a sapere che Lotte Eisner, una madrina del cinema tedesco, una regista, ma insomma qualcuno che per i registi come Fassbinder, come Herzog e come anche Wim Wenders, era una persona molto importante. Lei sta a Parigi e sta forse morendo, è malata. E allora un amico lo chiama e gli dice: guarda, c'è Lotte Eisner che è in ospedale. Dice: come in ospedale? Sì, sta male, è grave, sì, abbastanza, pare che possa rischiare di morire. E lui dice: non è possibile che in questo momento della mia vita, del cinema tedesco, insomma, lei muoia. Vado a piedi a Parigi, da Monaco a Parigi, a piedi, così, sulle strade, qualsiasi, come un cane nella pioggia. Parto, in qualche modo offre qualcosa di sé, è una piccola offerta di sacrificio, perché sono 3 settimane, non è tanto ma non è neanche poco, immaginate di prendere un sacco, di metterci dentro una cerata, un berretto, dice che ha degli stivali e parte. E questa sarà un'avventura formidabile, molto dolorosa, faticosa.
e dal 23 novembre al 14 dicembre, da un sabato ad un altro sabato. E passano i giorni, dorme in un fienile e si chiede perché l'andare è così doloroso. Ma evidentemente questa è una prova, e più è doloroso più questa prova ha valore. Chi fa i pellegrinaggi culturali o religiosi in qualche modo lo sa, dorme in un fienile, il pellegrinaggio è una prova sempre più dura. Passano i giorni, pioggia, nevischio, neve, è spesso fradicio, inzuppato come un povero, un indifeso appunto. Ha senso? Non ha senso? Sarà ancora viva? Si chiede mentre cammina. A questo punto diventa quasi un mantra, ma lui deve farlo. Certe volte si sente che sta facendo qualcosa di assurdo. E poi pensa, ognuno di noi dovrebbe camminare, fa lunghi dialoghi con se stesso, poi di nuovo disperazione, freddo, solitudine. Gli stivali cominciano a massacargli i piedi, vesciche, il tendine d'Achille gonfio, pioggia, solitudine. In qualche modo raggiunge un livello di solitudine e di dolore di questo cammino che doveva essere, insomma, ed è la condizione più adatta per vedere l'invisibile, la morte anche, e vede un vecchio che cammina rattrappito e vede la morte che gli cammina accanto. Il mondo gli sembra una terra di nessuno, in zuppa, in ospitale. Lo guardano camminare, lo guardano con sospetto, perché chi cammina è spesso visto con sospetto, fuori da chi non in certi luoghi. Ha delle allucinazioni, e questo è anche abbastanza tenero, perché si capisce che immagina brandelli di scene di quelli che saranno i suoi futuri film o film passati, a dei personaggi che entrano nella vita reale, si incominciano a confondere i piani. Pensa alle parole. E a me come narratore, come raccontatore, questo qua mi ha colpito. Pensa, incomincia a meditare e gli viene in mente il suono delle parole. Un cane lo segue, scompare, vede una pecora che muore e riflette che non ha mai visto morire una pecora da sola, in silenzio. E poi arriva finalmente a Parigi e dice: il resto della strada potrei farlo a nuoto. Perché non andare a nuoto per la Senna come quella volta in Australia? Anche un po', pensieri anche un po' folli. Cammina tutta la notte, arriva alla periferia di Parigi, ma si rende conto che per arrivare a Champs-Élysées ci vuole ancora mezza giornata. E poi dice: ci sono arrivato da lei con i piedi così stanchi che non sapevo più chi ero, dov'ero. Sabato 14 dicembre arriva in ospedale e la vede spossata, segnata dalla malattia. Qualcuno le ha detto, lui non gliel'avrebbe detto, qualcuno le ha detto che lui arrivava a piedi, che aveva fatto questa cosa per lei. Lui è imbarazzato, si siede e le dice una cosa che le passa per la testa, una cosa che solo qualcuno che ha avuto un'esperienza così particolare può dire. E le dice: insieme faremo un fuoco e arrostiremo i pesci. Allora lei mi ha guardato con un lieve sorriso e, poiché sapeva che era uno che andava a piedi e perciò un indifeso, mi ha compreso. Per un solo istante, senza peso, per il mio corpo esausto, è passato come un soffio di dolcezza. Ho detto: apra la finestra, da qualche giorno io so volare. E poi, con queste parole, finisce questo taccuino che lui aveva scritto solo per sé. Poi, 4 anni dopo, rileggendolo, capisce che invece potrebbe diventare un taccuino anche pubblico, e diventa un libro che si chiama Sentieri nel ghiaccio. Lotte Eisner poi morirà nel novembre dell'83, quindi questo pellegrinaggio è servito, e lui le dedicherà l'enigma di Kastaphrauser e Wim Wenders, l'amico americano, e poi Pari Texas. Ecco, questa era una storia che mi era venuta in mente pensando a un certo tipo di coraggio, in cui uno decide in un momento della sua vita di fare qualcosa, di fare un piccolo sacrificio di sé, piccolo o grande, e si rende conto che poi i sacrifici a un certo punto costano anche fatica e dolore. E questa è la fragilità dell'eroe. E mentre oggi ti raccontavo questa storia, ne parlavamo, tu mi hai detto: ma questo qua è un po' la fragilità di un eroe, che è un uomo che conosciamo come regista moderno. Ma tu hai detto: mi ricorda un altro eroe che invece immaginiamo alto, fortissimo, invincibile. Invincibile, se non per il tallone che pure lui aveva. Anche lui aveva, esatto, aveva un suo tallone. E parliamo di Achille. Parliamo di Achille, sì, perché Achille è
È veramente sconcertante che uno pensi a Achille come questo eroe invincibile e eroico solo in quanto fortissimo e guerriero, appunto, che terrorizza i nemici, no? A parte il fatto che l'inizio dell'Iliade, quando uno dice l'inizio dell'Iliade, Achille è l'ira di Achille, Achille è pieno di ira, Achille è pieno di ira, ma se ne va e va a piangere sul mare tra le braccia della mamma. Cioè lui litiga con Agamennone, butta lo scettro, dice io me ne vado, è un ragazzino sembra, no? Butta lo scettro, se ne va sul mare, si mette a piangere. Ma poi perché Achille è arrabbiato? È arrabbiato perché Agamennone gli porta via la concubina, no? Quindi, insomma, ma è arrabbiato perché è leso il suo onore di guerriero, no? Cioè il capo dei capi gli ha tolto quello che è il suo, no? Quello che è il suo riconoscimento come capo di altrettanto valore. Insomma, lui lì se la prende e che fa? Piange con la mamma, chiama la mamma e si mette a piangere in braccio alla mamma. Ma secondo me non è questo il punto. Il punto che mi ricorda questo brano è un altro, è la svolta dell'Iliade, quando Achille riconosce di aver sbagliato. Ecco, io credo che quello sia il momento del più grande coraggio dell'eroe. Se voi pensate un attimo a come funziona l'Iliade, è quello il momento più grande di Achille. A un certo punto, vi ricorderete sicuramente, muore Patroclo, ucciso da Ettore. Achille si strugge, si butta per terra, si strappa i capelli, piange, si rotola nel fango, esprime il suo dolore in una maniera furibonda. Ma quando subentra un po' di riflessione, di ragionamento, Achille capisce che ha sbagliato, che la sua ira, che è la parte, quella che dicevamo prima, è la parte che sta qui in mezzo, nei polmoni, no? La parte irrascibile dell'essere umano, quell'ira è diventata rancore sordo, no? È diventata nefasta. E invece quell'ira può avere un aspetto positivo, diciamo. Quell'ira si trasforma nel momento in cui Achille riconosce di aver sbagliato e torna in guerra. E non a caso è lo stesso momento in cui anche Agamennone torna sui suoi passi e riconosce di aver sbagliato anche Agamennone. I due grandi eroi nel 19° libro dell'Iliade ammettono i loro errori. Questo è straordinario, hanno il coraggio di ammetterli, un po' meno Agamennone, perché Agamennone dice colpa di Ate, la divinità dell'errore. Ate è scesa e mi ha infuso l'errore, però si capisce che è un po' una scusa, però lui sta riconoscendo che ha sbagliato, dice basta, darò a Achille tutto quello gli restituisco la concubina, insomma va bene. Ma lì c'è il riconoscimento. Perché riconoscono l'errore questi eroi? Hanno il coraggio di guardarsi dentro, hanno il coraggio di vedere nella loro fragilità, di cercare di rendere forte la loro fragilità. E questa è la grandezza degli eroi. Se voi pensate a questi eroi, sono tutti sconfitti. Non ce n'è uno che vinca, nessuno. Non ce n'è nessuno che vince. Veramente nessuno. Agamennone torna in patria e viene ucciso. Odissio passa tutto quello che deve passare, vabbè, poi parleremo dopo magari di Odissio, ma insomma Ettore muore, nessuno, non c'è un vincitore, Menelao, figuriamoci, tutto quello che ha passato, poi torna malamente, finisce a Sparta, ma insomma nessuno è un vincente, questi sono tutti perdenti, sono grandi eroi perché riconoscono la loro sconfitta, riconoscono i loro errori e riconoscono la loro fragilità. Cercano nella fragilità la loro forza. Questa è la grandezza di questi eroi che, insomma, mi ricorda molto quest'uomo così, apparentemente fortissimo, potente, ma poi qui veramente indifeso, che cerca di entrare in contatto con se stesso, con il suo corpo, no? Perché poi è questo, no? Mettersi a camminare, cercare di scendere dentro la propria fragilità per rendere quella fragilità una forza. E questo brano che ho appena letto diventa una grande forza, no? questa sofferenza dell'uomo. In fondo, cioè, siamo tutti possiamo essere eroi, no? Questa eroe non significa altro che uomo. Quest'idea che l'eroe è un personaggio diverso, l'eroe è l'uomo,
l'uomo a pieno titolo. E l'uomo a pieno titolo chi è? È l'uomo che non è solo testa, non è solo animo, non è solo è completo. È un uomo che riconosce la sua complessità e l'importanza di tutte le sue parti e soprattutto delle sue emozioni. Questo è il grande uomo su cui tu hai trovato un altro esempio veramente, secondo me, straordinario. Sì, e c'è un'altra storia che vado a raccontarvi adesso, che è sempre la storia di un indifeso, ancora più fragile, molto più fragile, non solo, anche perché la sua storia è diciamo, la sua rinascita e la sua affermazione che adesso vado a raccontarvi, arriva proprio nel momento più tragico della sua vita e forse in uno dei momenti più tragici del Novecento, cioè la prima guerra mondiale, la Grande Guerra. È un altro piccolo uomo che ha il coraggio di guardarsi dentro e attraverso il momento appunto più tragico della sua vita, la guerra, rinasce. E questo rinasce attraverso la poesia, attraverso un dono che ha, ma anche la sua capacità di vedere nell'acqua, nel fiume, la sua vita che è più forte della guerra. Sto parlando di un grande poeta italiano che diventa italiano proprio vestendo, o crede di diventare, spera di diventare italiano, di avere una patria vestendo questa terribile divisa della prima guerra mondiale. Lui viene da Alessandria d'Egitto, è nato lì, da genitori toscani, sto parlando di Ungaretti, che sono emigrati in Africa alla ricerca di lavoro, il padre muore, il padre, pensate, lavorava ai cantieri per la costruzione del canale di Suez, lui rimane orfano, va in una scuola internazionale perché la madre comunque riesce a gestire un panificio in periferia di Alessandria, a 24 anni, la vita è sempre più dura, decide di andare a vivere a Parigi, a studiare a Parigi, conosce i poeti, i pittori nei circoli dell'avanguardia, poi a 26 anni, nel 1914, arriva in Italia, c'è la guerra, lui si presenta volontario e viene mandato, prima viene scartato perché è piccolo, fragile, mingherlino, e viene scartato, ma dopo che incominciano a morire decine, centinaia di migliaia di uomini, lo prendono e lo buttano in prima linea, a Gorizia, sul fronte più terribile, sull'Isonzo. E sull'Isonzo lui passa attraverso l'orrore della guerra e scrive questo libricino di poesie, lo scrive su un retro di un strappo all'angolo di una scatola di cartucce, cioè un mozzicone di matita, e durante la sesta battaglia dell'Isonzo, sai, ce ne sono state 12 di battaglie dell'Isonzo, terribili, morivano a grappoli a centinaia di migliaia per conquistare poche centinaia di metri da perdere al primo contrattacco austriaco. Beh, insomma, c'è una pausa e mi immagino, con le parole di uno scrittore inglese, ma insomma poi mi sono immaginato e l'ho un po' riscritto, diciamo, questo piccolo uomo che cammina di notte, c'è la luna tra le nuvole, immaginate questo soldato piccolo, solo, che cammina tra i massi del greto dell'Isonzo. C'è la luna, quindi deve tenersi all'ombra, è pericoloso, e scivola senza fare rumore in una macchia di ontani, arriva all'ansa argentata di un fiume, si leva questa maglia di lana fetida di sudore, infestata di pulci, si slaccia le fasce, si slaccia gli scarponi pesanti e si ripara dietro un tronco d'albero che è stato sradicato dalla corrente, ma c'è la luna e rimane incantato a vedere la luce d'argento sul fiume. E poi si rende conto che ha una matita, le fa la punta, strappa l'angolo della scatola di cartucce e scrive qualcosa. E scrive questo: mi tengo a quest'albero mutilato, abbandonato in questa dolina che ha il languore di un circo, prima o dopo lo spettacolo, e guardo il passaggio quieto delle nuvole sulla luna. Stamane mi sono disteso in un'urna d'acqua e come una reliquia ho riposato. L'Isonzo scorrendo mi levigava come un suo sasso. Qui sta sorgendo l'alba e l'atmosfera è serena, esultante. I fiumi sono antichi simboli di vita e il soldato, il poeta, sente che da questa liquida energia la sua esistenza viene riaffermata. Le pietre del letto del fiume non sono più dure delle sue ossa e la sua vita è un fiume.
E la guerra non è abbastanza forte per arrestarla. E infatti, alla prima luce del giorno, può addirittura camminare sull'acqua. Guarda e scrive: ho tirato su le mie quattro ossa e me ne sono andato come un acrobata sull'acqua. Mi sono accoccolato vicino ai miei panni sudici di guerra e come un beduino mi sono chinato a ricevere il sole. Questo è l'Isonzo, e qui meglio mi sono riconosciuto una docile fibra dell'universo. Il mio supplizio è quando non mi credo in armonia, ma quelle occulte mani che mi intridono mi regalano la rara felicità. Questi sono i miei fiumi. Questo è il cerchio al quale hanno attinto 2000 anni, forse, di gente mia, campagnola, e mio padre, mia madre. Questo è il Nilo che mi ha visto nascere e crescere e ardere di inconsapevolezza nelle distese pianure. Questa è la Senna, e in quel suo torbido mi sono rimescolato e mi sono conosciuto. Questi sono i miei fiumi contati nell'Isonzo. Questa è la mia nostalgia che in ognuno mi traspare, ora che è notte, che la mia vita mi pare una corolla di tenebre. Mi viene un po' la pelle d'oca a pensare come queste parole, no? Sono state scritte quanto? 100 anni fa, esatti. E adesso, dicendole qua, c'è questo piccolo cortocircuito con l'acqua, col coraggio. Io non lo so se è coraggio questo, ma porca miseria, se non è umanità, eh? Che ne dici? Che diciamo? Giuseppe Ungaretti. Certo. Aspetta, no. Mi è venuta in mente solo un'altra cosa che aveva scritto nello stesso periodo. E pensate che lui stava, mi sembra che una delle storie sia che lui scriveva, aveva questo taccuinetto, questi pezzi di carta che metteva in tasca. Questa è una delle più belle poesie del Novecento. Lui le scriveva così, li venivano fuori. Ne ha scritto un'altra, brevissima, che dice: un'intera nottata, buttato vicino ad un compagno massacrato, la sua bocca digrignata, volta al plenilunio, la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio, ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Ci ammazza questo Ungaretti. No, è difficile parlare dopo questi versi, no? Però è molto significativo l'acqua, il fiume, la nostalgia, no? E questo coraggio di uomo fragile. Torniamo alle storie di prima, e questo credo che sia anche il più grande atto di coraggio di Odisseo. Di nuovo noi pensiamo, siamo portati a pensare a un Odisseo che, non so, è pieno di invenzioni, astuto, vince con gli interlocutori, vince con i nemici, ma in realtà credo che il più grande atto di coraggio di Odisseo, come qui, è quello di tornare a se stesso, tornare a casa, tornare a entrare in contatto con quello che si è vissuto, a cui si vuole tornare. È quello di lasciare l'isola di Ogigia, no? Dove passa 8 anni con Calipso. Se voi pensate, quest'uomo che si trova con una donna, una ninfa, quindi una divinità, che gli offre che cosa? Gli offre l'immortalità, cioè gli offre di sconfiggere l'orrore più grande, la paura più grande, no? La morte. E di passare la vita eterna dove? In quest'isola che è bellissima, rigogliosa, piena di colori, di odori, con una donna ninfa, divina, che è di una bellezza suprema. Odisseo lo dice a Calipso: sei molto più bella di Penelope.
Eppure Odissio sceglie, ha il coraggio di rifiutare tutto questo e di tornare a casa, perché Odissio non vuole quell'immortalità, lui vuole invecchiare, vuole vedere il ritorno, vuole tornare al suo mare, vuole tornare a Itaca, vuole tornare alla sua moglie che è più brutta della ninfa, ma è quella, è la donna che ama. Qui ci chiediamo qualcosa, no? Cioè c'è qualcosa di strano, cioè questo che secondo me è appunto il più grande atto di coraggio di Odissio. Il punto vero è che poi è nascosto, i poeti omerici ce lo dicono tra le righe, il punto vero è che la vera morte è l'immortalità. Calipso significa colei che nasconde, colei che seppellisce. La vera morte è la perfezione, è l'immortalità, perché è immobile, la vita è cambiamento, è divenire, è invecchiare appunto, è sbagliare, è girare, fare conoscere, tornare, cercare di tornare, cambiare, fondamentalmente cambiare. L'immobilità è morte, quest'isola perfetta, questo amore perfetto non è una relazione. Non c'è relazione in un amore perfetto. L'amore è perfetto, è quello dei sogni. L'amore è relazione, si parla, si litiga. Nessuna coppia vive senza un po' litigare, no? No, ma litigare, discutere, cambiare. Ecco, la vera morte è quella. L'immortalità è la più nera morte per Odissio. E Odissio sceglie la vita, ha il coraggio di scegliere la vita, che è più difficile, ma anche dà anche più soddisfazioni. Questo è il suo grande atto di coraggio, tornare e sfidare il dolore del ritorno, no? La nostalgia di cui ci parlava Ungaretti. Ma perché tu hai scritto nel libro che il ritorno non finisce mai? Perché non si torna mai a casa. Questo è quello che scopriremo quando però Odissio è tornato. Generalmente, siccome ci siamo abituati spesso a rileggere i poemi con le semplificazioni, no? Con i libretti per i bambini oppure i film, allora l'Odissea che cos'è? Sono le peripezie di Odissio, il ciclope, Circe, le sirene, eccetera. Ma in realtà, se poi noi leggiamo l'Odissea, quella è una parte microscopica dei racconti che compongono tutto il libro, insomma il poema. La grandissima parte dell'Odissea, cioè metà sostanzialmente del poema, è a Itaca. Cioè noi siamo portati a pensare con le nostre categorie di oggi, che ci aspettiamo noi, i libri, i film, col colpo di scena, a un certo punto si compie il ritorno. Odissio chi è? L'uomo che deve tornare a casa. A un certo punto è tornato a casa, vince, sconfigge i proci, i pretendenti, li ammazza tutti e torna sul trono. In realtà no, cioè il grande ritorno è sull'isola, perché per riuscire a ritornare bisogna ritornare nel momento in cui si è a casa. Ma non ha mai paura lui? Il problema è che a casa non si torna mai. Odissio ha paura, certo. Si trova veramente a confrontarsi con la paura. Argo, voi tutti conoscete questa scena sublime di una pagina di Odissio che rincontra il suo cane dopo 20 anni, lo vede e muore. Lì è chiaro, lui è tornato, ma il ritorno è impossibile, il ritorno è morte. Quello che ha scelto lui è andare incontro alla morte, quindi certo che c'è paura. Lui sceglie di confrontarsi con la paura. La paura scompare se lui resta immortale da Calipso. Lui sceglie la paura. E la morte? Fa paura, questo, no? E questo è il punto, no? Che il coraggio non esiste se non si ha paura, se non si ha paura, la paura suprema, la paura della morte. Io spesso parlo, per fare esempio di questo, la mia passione è la tauromachia. Nel mondo della tauromachia il torero non è mai uno che non ha paura, è sempre uno che ha paura, che deve fare i conti con la paura. Il vero coraggioso è uno che con la paura ha a che fare, non è che non ha paura. Ma appunto, come dicevamo fin dall'inizio, cioè si dialoga, si entra in dialogo, si cerca di entrare in dialogo con se stessi soprattutto.
Molti toreri raccontano che prima della corrida appunto parlano alla paura, ci parlano e cercano di farla fuori a parole. Poi a un certo punto, quando entrano il toro, che è la loro parte oscura, che è la morte che è dentro di loro, a quel punto la paura non può più esserci, se è stata buttata via prima di entrare nell'arena, no? Qualche anno fa mi successe, oramai un bel po' di anni fa, mi successe una cosa particolare che adesso, che pensavo di raccontare, ma attraverso le parole di Matteo, e dove in qualche modo scoprì proprio questo sentimento che tutti conosciamo, ma che finché non lo provi non lo sai, proprio devi toccarlo con mano. Mi capitò che ricevetti una telefonata una sera di un compagno di scuola, di un mio amico, che mi disse: guarda, sono diventato direttore di un'associazione che lavora in Africa, AMREF, non so se la conoscete, Fondazione Africana per la Ricerca. Mi dice: siamo all'inizio degli anni 90, io avevo la fama di Mediterraneo, lui aveva visto il film, ha detto: guarda, forse tu mi puoi aiutare. L'AMREF è una grossa associazione che ha sede a Nairobi, ma insomma ha sedi un po' in tutto il mondo. Abbiamo aperto la sede italiana, ma insomma non riusciamo a farci conoscere, ci sono altre più conosciute, e vorremmo che tu venissi con noi 20 giorni in Kenya, in Sudan, in Somalia, a testimoniare, a vedere quello che fa AMREF, per quello che fanno gli africani per gli africani, in che modo lavoriamo. E sul momento io mi sentii molto grato di questa cosa, mi sentii un po', adesso mi vergogno un po' a dirlo, un po' come Bob Geldof quando faceva le cose per l'Africa, dicendo: ah, che figo che sono, finalmente posso essere utile e usare questo mio essere attore. E dissi: sì, certo, tra l'altro potevo, non era un gran sacrificio, no? E quando partite, fra 20 giorni ci sarà un giornalista che girerà un video, uno esperto di zone di guerra, un'altra giornalista, insomma, va bene, vengo. Quello che mi successe, e che questa fu la sorpresa, è che man mano che il tempo passava io cominciai a stare un po' male. Sapevo che andavo a fare un viaggio, ma qualcosa dentro di me mi faceva capire, sapevo che non andavo, io ero stato nel deserto, in Algeria, la bellezza del mondo, la meraviglia del Mediterraneo, ma questo era un viaggio completamente diverso, lo sapevo, ma lo sapeva meglio qualcosa di istinto che avevo dentro, e questo qualcosa di istinto mi mandava dei segnali di inquietudine. Cominciai a dormire poco, male, a svegliarmi, a fare brutti sogni, e mi accorsi a pochi giorni dalla partenza che questa era paura. Io avevo paura di quello che andavo a fare, avevo paura di stare male io, di vedere gente che stava troppo male, che mi avrebbe fatto stare male, avevo paura anche di rischiare la vita. E feci una telefonata, certo che sarei partito comunque, però cercai di fare una telefonata un po' patetica di rassicurazione, e dissi: ma noi, lui stava già a Nairobi, pronto Tommy, ma noi vedremo cose molto brutte, vero? E beh, insomma, sì, purtroppo è un momento terribile perché c'è guerra civile in Somalia, andiamo a vedere i campi profughi ai confini col Kenya, andremo anche in Sudan dove c'è una guerra civile dal nord e il sud, e non so cosa vedremo, perché vedremo se riusciremo a arrivarci, prenderemo piccoli aerei, no? Porca miseria. E senti Tommy, ma noi rischieremo la vita? E lui, che era inglese, di mano inglese, disse una cosa che mi ricorderò sempre: beh, cercheremo di farlo con prudenza. E io non mi rassicurò assolutamente questa frase. Capì che fu un viaggio terribile, dolorosissimo, pericoloso, insomma, nei termini di quelli che tutti i viaggi così lo sono. Solo che tornai veramente affranto, nel senso, e cominciai a sentire questa domanda che poi tornò in altri viaggi dopo, che mi portò a scrivere. Forse fu la prima volta che scrissi un articolo per Cuore. Vi ricordate Cuore? C'era Cuore Verde. E scrissi quella cosa. Ma il mio problema era: come lo racconterò? Come lo racconterò questo viaggio? Queste cose che ho visto, abbastanza terribili, ho visto
Come racconterò la differenza tra la vita e quello che tu sai dai libri o dai giornali? La differenza in... Noi tutti sappiamo che si muore, sappiamo che ci sono i bambini del Biafra che sono rimasti impressi, ma quando tu li vedi davanti è una cosa che è quasi ingenua da dire, ma è un trauma totale, è come se tu lo vedessi, lo conoscessi per la prima volta. Come lo racconterò? Ti racconterò: ciao Matteo, dove sei stato? Ah, sono stato in Kenya con Ambre, una birra per favore, sì, Chiara, grazie, piccola. No, ti dicevo, sai, ho visto, è una margherita anche. È possibile raccontare questa, la morte che ho visto, il dolore o il lavoro che ho visto fare così? No, non è possibile. E quindi mi sentivo abbastanza solo con questa cosa e abbastanza, beh, comunque sono tornato indietro, misi la mano nella tasca della valigia. E nella tasca della valigia che non avevo, avevo portato due libri, Stefano Benni, perché pensavo che mi avrebbe magari tenuto compagnia in suo modo intelligente, poi eravamo un po' anche amici, per cui non l'avevo mai neanche aperto ovviamente, e avevo portato, ma guardate, questa è una storia che sembra fatta apposta per il pubblico, ma è la storia, questo libro, La febbre, che non avevo neanche aperto, di cui avevo letto però una critica sull'Unità Libri, che c'era ancora, diretto da Pivetta o Resto del Buono, non mi ricordo. C'era una recensione che diceva un libro che parla dell'ingiustizia, del privilegio, del dolore del mondo, e io lo comprai, lo misi in valigia e lo tirai fuori sul viaggio di ritorno, prima di tornare a Roma, lo lessi e dissi: porca miseria, la mia storia è molto più ricca e complessa. È la storia di un americano che scopre l'acqua calda, cioè scopre che lui è un americano, figlio di una famiglia libera, progressista, americana. Il padre è stato un grande intellettuale, direttore del New Yorker negli anni 60. Lui ha due lauree, è un ragazzo, un commediografo, un attore di film, ma soprattutto uno scrittore intelligente che pensa che se tu ti comporti bene il mondo andrà bene, se tu studi, se sei colto, se sei buono, il mondo va bene. Invece, in una serie di viaggi negli anni 80 in Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, scopre che il mondo va malissimo e che gli americani fanno delle cose terribili e che lui è figlio di questi americani, di questa cultura, comunque sia, che non c'è differenza tra lui e un razzista fascista che va a ammazzare negli squadroni della morte. Torna diviso in due, scrive questo terribile monologo, sincero, proprio la nostra storia, e decide di andare dai suoi amici della New York ricca, ma diremmo di sinistra, ma insomma aperta, che pensa che l'ingiustizia di dormire fuori strada, beh, non è giusto, noi abbiamo una casa bellissima che vede anche Central Park, quei poveracci, sì, lo so, è così, però noi abbiamo delle belle idee progressiste e liberal. E lui va da loro e dice: sono io, sono Wally, Wallace, Sean, sì, sono Wally, mi conoscete da quando sono piccolo, mi è successa una cosa terribile, non sono più lo stesso, non riesco a vedere Chekhov senza sentire inquietante. Mi è successo qualcosa, non so, ve lo posso raccontare, ho scritto un monologo e lo fa nelle case. Pensa che imbarazzo, quello che c'è scritto qui è una cosa tostissima, ma per farla breve, insomma, riesco ad avere i diritti di questo spettacolo, lo propongo in giro. Mi dicono: sì, beh certo, se dopo Mediterraneo fai uno spettacolo così tragico, ma chi viene a vederlo? Ma dai, ma fai uno spettacolo allegro, ma... E invece dico: no, io devo fare questo assolutamente per me, devo condividere attraverso questo la mia esperienza e trasformarla. E tra l'altro il regista di questo spettacolo in cui credete, fu Giorgio Gallione, che voi conoscete, in cui sono molto grato, perché provammo, e fu uno spettacolo, ed è lo spettacolo più importante della mia vita, e fu uno spettacolo straordinario, piccolo, per poche insomma per 100-200 persone. E questo spettacolo trasformò il dolore privato di una persona, che se vuoi non conta niente, in qualcos'altro, perché insomma trasformò in soldi, in pendicine, in tende, e cominciò insomma qualcosa. Per cui quella paura, ecco, diciamo, quella paura che mi aveva spinto comunque ad andare, non ho mai avuto coraggio, veramente ho avuto quasi sempre paura in quel viaggio. Forse adesso
sento che grazie al lavoro dell'attore ho avuto la fortuna, più che il coraggio, di raccontare questa storia, ecco, di diventare trasmettitore di una storia molto più grande di me, e quindi quello fu... Però quella volta... E chi aveva coraggio, io mi ricorderò sempre che sbarcammo in un piccolo villaggio nel sud del Sudan, con un aeretto che sembrava l'aereo di Topolino, panciuto, che portava sacchi di grano, che atterrava e decollava come un elicottero, ma era un aereo. E scendemmo in un posto terribile, dove arrivavano tutti i feriti e quelli che non mangiavano più dalla guerra di carestia dal nord del sud. E ad accoglierci, oltre ad alcuni di questo villaggio, c'era una ragazza, 24 anni, molto carina, bionda, con i lineamenti, canadese. E io, ma chi ci fa questa ragazza? Bellissima, carina, esile, con gli occhi azzurri, i capelli biondi, in mezzo a questo posto di morte, di sofferenza, di dolore. E lei era la rappresentante del World Food Program, programma di alimentazione mondiale. E lei ci guidò per 2 giorni, ci raccontò la storia di questo posto, e io una sera le chiesi: ma che ci fai qua? Cioè, come fai a stare qua? Il mondo, te lo ricordi, dov'è, che cos'è? E lei mi disse: sto qua. È dura, però ci sto. Forse è una cosa di famiglia. E me la, insomma, non mi rispose, perché il mondo era lì per lei. Quello era il mondo in quel momento. Mi colpì tantissimo. E lei aveva coraggio di stringere la mano a qualcuno che aveva la gamba in cancrena, ma insomma era un coraggio vitale. E quindi... il mio incontro con gli eroi fu, all'inizio fu quello. Quanto mi cagai sotto in quel viaggio. Ma non so. Dobbiamo dialogare pure col pubblico, forse. Sì, io vorrei dialogare col pubblico, ma poi dopo... te l'ho detto che prima o poi l'avrei fatto, vi leggerò un pezzo dell'Odissea, quello devo farlo perché mi sta proprio qua, mi sta, più passa il tempo più mi esce, o Ulisse che piange, o Ulisse che fa la dichiarazione d'amore a Calipso, non so, che volete, Ulisse che piange, Ulisse che fa la dichiarazione a Calipso d'amore, che no, a Calipso, a Nausica, e si capisce che è un figo spaziale, e lei, insomma, oppure volete... il ritorno a Itaca e l'incontro col figlio, con Telemaco, e le altre lacrime. Pensateci, adesso intanto vediamo, possiamo fare a... Tu che dici? Io che cosa dico, cosa preferisco? A me forse Nausica, visto che la tua Nausica l'hai trovata lì. Nausica. E qual è il pezzo a cui tu sei più affezionato di questi qua di cui hai scritto? Perché il libro di Matteo è bellissimo, veramente ve lo consiglio. Prendetelo come viatico per leggere l'Odissea, rileggerla, e per leggere l'Iliade anche. Io ho letto soprattutto l'Odissea, l'Iliade è rimasta lì ancora frammentaria, adesso grazie al suo libro la affronterò. Ma è molto semplice e profondo al tempo stesso, è complesso, ti fa capire che... insomma, che puoi andare sempre a fondo, più a fondo delle cose, però appunto mi è servito molto, e nel racconto che ho fatto con Sergio quest'estate ho rubato molte cose, sembrava che fossi molto più intelligente di quello che ero, ma in realtà era rubato tutto, frasi che mi imparavo a memoria, dicendo: il ritorno non c'è mai, dicevo, non si torna mai a casa, dicevo, porca miseria, sto dicendo una cosa profondissima, e io dicevo grazie. Loro, purtroppo, cioè per fortuna, l'hanno detto loro, però mica... Lo so, però tu lo racconti. L'incontro fra Priamo e Achille, pensate all'incontro fra Priamo e Achille, cioè una cosa pazzesca, no? Tutti, uno poi si affanna a scrivere, no? Lì, cioè, ve lo ricordate, no? La fine dell'Iliade. No, non ce lo ricordiamo. Priamo che deve riprendere il corpo di suo figlio, Ettore.
Achille ha ucciso Ettore, l'ha preso, l'ha legato ai carri, lo vorrebbe distruggere, se l'è portato nella tenda. Gli dei cercano di mantenerlo fresco, di far sì che la carne non vada in putrefazione, perché Ettore è caro agli dei. E Priamo, il vecchio Priamo, il vecchio re di Troia, padre dell'amatissimo Ettore, di notte prende, sconsigliato da tutti, e trova il coraggio, appunto, di affrontare la notte. Io voglio riprendere il corpo di mio figlio, che attraversa il campo dei nemici, entra nella tenda del nemico per eccellenza, Achille, quello che gli ha ucciso il figlio. È lì che succede una delle cose più straordinarie che possano essere descritte nella letteratura, perché c'è un padre. Voi pensate il dolore più grande che può vivere un padre, cioè la perdita del figlio. E questo padre che ha perso il figlio più amato, che si trova davanti a chi gliel'ha ucciso. E dall'altra parte c'è Achille, che ha perso il compagno più amato e che quindi è ancora pieno di rabbia e di vendetta contro quell'uomo che gliel'ha ucciso e contro anche il padre. E questi due uomini si trovano lì davanti, uno davanti all'altro. Eppure questo poema pazzesco, dove non ci sono vincitori, non ci sono vinti, ci sono solo esseri umani. Ecco, infatti, quando uno dice per chi stai, stai per Achille, per Ettore, stai per i troiani, gli Achei, non si sta per nessuno, sono tutti esseri umani. E lo vediamo lì, nella tenda, che succede? Succede la cosa più incredibile, perché non c'è più né Achille né Priamo, ci sta un padre e un figlio, e ci sta Achille che sa che fra poco dovrà morire, perché lui sa di avere una vita breve. E sa che quindi non tornerà mai a casa, in patria, neanche fisicamente. Non rivedrà mai più suo padre. E quindi vede in questo uomo che ha lì davanti, questo vecchio che ha perso il figlio più amato, vede suo padre, Peleo. E vede il padre che come soffrirà, come starà sfatto dal dolore per la perdita del suo figlio più amato, Achille. E a sua volta Priamo non vede in Achille l'omicida di suo figlio, vede un eroe stupendo che sta lì seduto pieno di dolore, e in quell'eroe giovane che andrà incontro alla morte vede suo figlio Ettore, e quindi si avvicina a Achille, prende la mano del vecchio, si abbracciano e si mettono a piangere. Questo è il coraggio degli eroi. Leggo un pezzetto, ve lo leggo questo pezzetto, l'incontro con Nausicaa, dai. Allora, per fare in fretta il riassunto della puntata precedente, insomma, la ninfa Calipso fa partire, me lo bassi appena un pochino, la ninfa Calipso fa partire, capisce che lui piange sempre, che deve tornare a sua moglie, e lui riparte, dice guarda che se tu parti però soffrirai pene, non importa, parte, coraggio, va. Viene sbattuto dalle onde nel mare, 18 giorni naviga bene sulla sua zattera, lo vede Poseidone, lo sbatte contro gli scogli, è perché gli appare l'isola dei Feaci, ma l'isola dei Feaci è cinta da rocce acuminate, un'onda enorme lo travolge, lo butta fuori dalla barca, lui si mette a nuotare come su un tronco, si aggrappa agli scogli, rimane attaccato, poi ritorna via, poi finalmente gli appare un'ansa di un fiume di acqua dolce, e questo mi aveva colpito perché c'era l'acqua dolce e l'acqua salata che si incontravano, e il dio dell'acqua dolce in qualche modo lo accoglie. E il povero Ulisse, ma vediamo se lo trovo qua, non è qua, è qui, e il povero Ulisse arriva come un naufrago di quelli che arrivano nei barconi, se arrivano vivi o morti sulle nostre coste. Quello è coraggio. Uno dei miei più cari amici ha avuto il coraggio di lasciare in Etiopia scuola, no,
Immaginate di stare, state facendo l'università, capite che la situazione politica è un disastro e che la vostra vita non ha futuro e decidete di andare con tutti i rischi in Sudan, in Libia, nel mare Mediterraneo, di approdare a Lampedusa. Poi questa storia ha un lieto fine perché lui è vivo, vegeto, ha visto la morte, ma adesso ha una vita nuova in Italia, fa il regista, è sposato, ha due figli, ma insomma il suo racconto non me lo racconta, me l'ha raccontato una volta con dolore una notte perché era ospite a casa mia, ma non lo racconta con piacere perché quello... Insomma, va bene, comunque, Ulisse arriva ed è descritto veramente come arriva un naufrago, perché arriva un naufrago vinto dall'acqua del mare. E arriva e prega il Dio dell'acqua o comunque il fiume, prega: ascolta, Signore, chiunque tu sia, giungo a te che sei tanto invocato, fuggendo l'ira di Posidone dal mare. Anche per gli dèi immortale, degno di compassione, chi degli uomini arrivi, ramingo, come arrivo ora io al tuo corpo, alle tue ginocchia. Immagina di avere un corpo e ginocchia a un fiume, pensate, dopo tanto, abbi pietà, Signore, mi dichiaro tuo supplice. Disse così ed egli subito smise di scorrere, trattenne l'onda. Lo portò in salvo nella foce del fiume. Odisseo piegò ambedue le ginocchia e le mani robuste, perché il suo cuore era vinto dal mare. In tutto il corpo era gonfio, dalla bocca, dal naso gli sgorgava molta acqua di mare, giaceva senza fiato né voce, sfinito. Lo colse un'atroce stanchezza. Quando poi prese fiato e l'animo si raccolse nel petto, sciolse il velo della dea, questa è una storia bellissima di prima, c'è un velo che l'ha reso invincibile, insomma lo butta nel mare, e uscito dal fiume si stese tra i giunchi, baciò la terra che dona le biade, e addolorato disse al suo cuore magnanimo, dice: dove sono, povero me, chi mi capita, che cosa? E a un certo punto vede che non lontano dall'acqua c'è un arbusto, un intrico di rami, e si infila lì dentro un olivastro, due arbusti nati da un medesimo ceppo, uno d'oleastro, l'altro d'ulivo, si ficca lì dentro e lì dentro c'è un mucchio di foglie, si copre con le foglie perché va freddo di notte, c'è la guazza per non perdere le ultime forze che ha, e si addormenta. Ma come descrive Omero un uomo che si nasconde per proteggersi, e si nasconde sotto, pensate che cosa meravigliosa, un uomo nudo, stracciato, vinto dal mare, si mette in mezzo a una radice per coprirsi e si copre con delle foglie. Si coricò lì in mezzo, si coprì con un mucchio di foglie, come chi nasconde un tizzone tra la cenere nera ai confini di un campo e serba il seme del fuoco per non accendere altrove, così Odisseo si coprì con le foglie. Cioè il corpo dell'uomo trasformato in un piccolo punto di fuoco, di brace. Le foglie mantengono il fuoco della vita, del cuore che batte nel petto. Poi arriva Atena, gli mette il sonno sulle palpebre e lui dorme. E la mattina, prima che lui si svegli, deve succedere qualcosa, ci pensa Atena. Atena va da Nausicaa, la principessa, che dorme in un bellissimo letto, in un meraviglioso palazzo, e le appare come una sua compagna, che le sussurra in sogno, e le dice: Nausicaa, svegliati, dai, che stai facendo? Fra poco ti sposerai, devi pensare al tuo futuro, prendi le tue vesti, che giacciono lì bisognose di cure, i tuoi vestiti con cui poi devi abbellirti perché fra un po' ti daranno marito, prendi le tue vesti e portale al fiume, lì dove c'è il fiume che va nel mare, nel lavatoio perenne dove tu vai a lavare, ma oggi fallo, questa mattina presto, di a tuo padre che ti dia delle mule, che ti dia un carro. E lei si sveglia e dice: ho fatto uno strano sogno, ho sognato la mia amica, sì, una bella idea, ci vado, papà mi dai il carro, sai, perché devo, si arrossisce un po' perché fa questo accenno alla pudico, al fatto che si deve sposare, che è vergine, che deve avere delle vesti pulite, e va lì a lavare con le sue ancelle, lavano le cose, fanno merenda, giocano a palla mentre i vestiti si asciugano, e la palla la lanciano così, un'ancella la perde, ah, la palla nell'acqua, e questo grido e sveglia Odisseo che stava dormendo. E lo sveglia
E si sveglia e si trova di fronte, sentite un po'. Ecco, la figlia del re lanciò la palla a un'ancella, mancò l'ancella e la fece cadere nel gorgo profondo, un lungo grido lanciarono. Si destò il chiaro Odisseo e sedendo rimuginava, povero me, nella terra di quali mortali mi trovo, ma un tenero grido come di fanciulle mi ha avvolto. Di ninfe che abitano le scoscese cime dei monti, le sorgenti dei fiumi come questa, i pascoli erbosi. Voglio tentare, vedere io stesso. E lì, con coraggio, esce, strappa un rametto, si copre le vergogne di uomo, esce. E qui è descritto, immaginatevi questa uscita, guarda, questa qua, cavoli, se è erotica e se è forte, è tutto. E dice, mosse come un leone montano sicuro del proprio vigore, che avanza, battuto dalla pioggia e dal vento, gli ardono gli occhi e si getta tra buoi, tra pecore, dietro selvatiche cerve, anche in un fitto recinto il ventre lo spinge ad entrare per assalire le greggi. Così si accingeva Odisseo ad andare benché fosse nudo. Tra le fanciulle dai riccioli belli lo premeva il bisogno. Era orribile, orribile ad essi apparve, bruttato dalla salsedine, fuggirono a trire quella, sola rimase, senza paura, lei. Anche lei, bellissima. E lei, Atena, gli leva il terrore e rimane, dice, aspetta un attimo, chi è questo specie di mostro però? Insomma, già, secondo me, non era così brutto. E lui pensa, che devo fare di fronte a questa ragazza? Mi butto su di lei, le stringo le braccia da vicino, oppure mantengo la distanza e le parlo con alate parole, siccome è furbo, siccome è Ulisse, capisce che è meglio stare a distanza e le fa questa, insomma, questa meravigliosa dichiarazione d'amore che io vi sfido a resistere, una dichiarazione d'amore. Adesso, immaginate che il vostro fidanzato, probabilmente penserete che sia ubriacato se vi fa una dichiarazione così, ma pensate se il vostro fidanzato, il vostro marito un giorno vi dicesse così, oppure qualcuno che non conoscete, brutto, sporco, in mezzo alla strada, vi dice queste parole. Ti supplico, o sovrana, un Dio, Carmelo Bene faceva, ti supplico, o sovrana, questo farebbe Carmelo Bene, però invece lui probabilmente glielo dice così, ti supplico, o sovrana, un Dio sei forse? O un mortale, se un dio tu sei, assai somigliante ad Artemide, la figlia del grande Zeus, mi sembri in volto, statura ed aspetto. Se uno dei mortali tu sei che abitano sulla terra, tre volte beati tuo padre e la madre Augusta e beati tre volte i fratelli, ma più di tutti beato nel cuore colui che pieno di doni ti condurrà a casa sua. Perché con i miei occhi non vidi mai un mortale così, né uomo né donna. Stupore mi prende guardandoti. Vidi a Delo, vicino all'altare di Apollo, una volta un giovane germoglio di palma levarsi così. E così, o donna, ti ammiro e stupisco e temo tremendamente di toccarti i ginocchi, ma un grave dolore mi opprime. Solo ieri al ventesimo giorno gli racconta tutto, perché anche qui mi sono arrivato qui sofferente, abbi pietà di me, dammi uno straccio da mettermi addosso. Non conosco nessuno, accoglimi, insomma, le chiede. Gli dèi ti concedano quanto nel tuo cuore desideri, un marito, una casa e per compagna la felice concordia. E qua dice una cosa molto bella che lui, a cui lui aspira, la concordia, perché non c'è bene più saldo e prezioso di quando con pensieri concordi reggono la casa un uomo e una donna. E lei le risponde, molto saggia, straniero. Pensate, una ragazzina che deve ancora sposarsi, pensate già come ragionavano questi antichi, straniero, poiché non somiglia a un miserabile o a un pazzo, sappi, questo lo metto io, agli uomini assegna la felicità lo stesso Zeus, a nobili o miseri, come vuole, e a te diede questo destino e devi sopportarlo. Ma ora, poiché arrivi nella nostra città, non ti da supplice, non ti mancherà una veste, o cos'altro è giusto ottenere. Sì, ti indicherò la rocca, il nome del popolo, siamo i Feaci, siamo benvoluti dagli dèi, abitiamo in disparte, ai confini del mondo, nessun altro mortale arriva tra noi.
Ma costui, dice alle ancelle Odisseo, ma costui, ancelle, è un infelice. Qui è arrivato Ramingo, ha ora bisogno di cure, mendicanti e stranieri sono mandati da Zeus. Mendicanti e stranieri mandati da Zeus. Date all'ospite straniere, dategli uno vestitelo, fategli il bagno nel fiume e ripulitelo. Odisseo non può accettare questa cosa qui perché è sporco, perché si vergogna, ha pudore, è un uomo, è un eroe. Dice: no, ancelle, datemi le vesti, datemi l'olio, me lo farò da solo il bagno. E se ne va da solo. Solo che non è solo, perché c'è Atena con lui. Che allora con l'acqua del fiume il chiaro Odisseo lavò dal corpo la salsedine che gli copriva la schiena e le larghe spalle. Dal capo grattò la lordura del mare infecondo. Quando si lavò tutto e si unse copiosamente, mise indosso le vesti che gli diede la vergine Casta, e Atena lo fece d'aspetto più grande e robusto, e dal capo gli fece scendere riccioli simili a fior di giacinto, come quando intorno all'argento versa dell'oro un artefice, che Efesto e Palla di Atena istruirono, e così gli infuse la grazia sul capo e sugli omeri. Poi sedette in disparte, insomma lo fa diventare bellissimo, muscoloso, meraviglioso, con i capelli biondi alto, che poi naturalmente si mette in disparte così. E mo? E che vuoi che faccia? Nausica lo guarda, e non dico che se ne innamora, ma quasi. E dice: prima quest'uomo mi pareva ignobile e brutto, ora rassimiglia agli dèi che hanno vasto il cielo. E pensa: oh, se un uomo così potesse dirsi mio sposo, qui abitando, e gli piacesse restare. E quindi, insomma, poi, con l'aiuto di Atena, rivestito e riabbellito, Ulisse andrà da Alcino, dal padre e dalla madre di Nausica, e racconterà tutta la sua Odissea. E qua andiamo avanti. Ma siamo arrivati al finale. Che vi devo dire, ragazzi? Coraggio!